Ciao a tutti, sono qui perché voglio darvi qualche aggiornamento e anche qualche aggiornamento soprattutto sulla delibera cosiddetta dei vitalizi che ho presentato oggi all'Ufficio di Presidenza della Camera. Come sapete, questo è uno dei punti che mi sono prefissato di raggiungere subito dopo la mia elezione a Presidente della Camera avvenuta il 24 marzo del 2018. Oggi sono molto contento perché finalmente, dopo un lavoro meticoloso e molto approfondito, fatto grazie anche agli uffici della Camera dei Deputati e in collaborazione con due importanti istituti come l'INPS e come l'Istat, siamo arrivati questa mattina alla presentazione della delibera sul ricalcolo dei vitalizi. Voglio darvi qualche dato in caso questa delibera sarà approvata in circa, possiamo dire, 10 giorni, 10-15 giorni, e ci sono dei dati importanti perché con questa delibera riusciamo a risparmiare circa 40 milioni di euro l'anno e agiamo su oltre 1.300 assegni vitalizi erogati dalla Camera dei Deputati. Il risparmio così sarà di circa 200 milioni di euro a legislatura e in un decennio possiamo arrivare fino a mezzo miliardo di euro, quindi è davvero un risparmio enorme, notevolissimo. Ciò che mi preme dire è che, come ho detto nel mio discorso di insediamento, io sono qui anche per riparare a degli squilibri che nei decenni si sono perpetrati e oggi noi dobbiamo riuscire a riequilibrare anche perché così riavviciniamo i cittadini alle istituzioni, facendo gli atti giusti, cercando di lavorare con trasparenza, con partecipazione, con serietà, possiamo arrivare a dei grandissimi obiettivi, degli obiettivi importantissimi. Sono qui proprio in questa diretta proprio per aggiornarvi sullo stato dell'arte e questa mattina è stata presentata la delibera sui vitalizi. Entro 10 giorni ci saranno, entro il giovedì successivo della prossima settimana, gli emendamenti a questa delibera e nella settimana ancora successiva ci sarà la seduta per l'approvazione della delibera. Ecco, questo è per indicarvi lo stato dell'arte. Vi terrò aggiornati come sempre faccio dai miei profili, dalle mie pagine social e ci vediamo presto. Un grazie a tutti.